C'è un problema fondamentale, quella che Osnato chiama una disputa, uno scambio di opinioni fra me e lui, non è tale. Io non so se si vede sempre, se no mi dice dove la posso inviare così la possono vedere i È un po' più, telespettatori. sì. Questo qua è il documento ufficiale che dice se ci sono o no le terribili condizionalità o Guardi, lo rigidezze vediamo come tutto, quelle in questo che ci momento noi sono. vediamo un documento tutto bianco, poi magari ce lo manda e lo inviamo. Guarda, lei mi dice, È più o facciamo meno così, silente faccio la un realtà, tweet, lo intanto che è mettete tutto on bianco. onda, Faccia un tweet, faccio un guarda, se tweet ci e lo metto riesco, onda, però beh, fate bene. vedere perché i telespettatori devono capire la differenza fra un legittimo scambio di opinioni e una balla. Cioè, la questione che il MES sanitario abbia delle condizionalità macroeconomiche non è una cosa che si discute, è una cialtronata. E questa qui è la prova. Io Allora, adesso guardi, faccio un Marattini, tweet però ce lo cortesemente, lo fa invia, vedere, metta il così Twitter la che noi finiamo lo questa faremo storia. No, vedere. è... Sì, perché guardi che ne fa di mezzo la qualità del dibattito pubblico. Detto ciò, Italia Viva è a favore del MES sanitario perché non ci sono condizionalità macroeconomiche, sta nero su bianco, non è una cosa su cui si può dibattere. Poi uno mi può dire 300 milioni di risparmio, secondo me sono pochi, non ne vale la pena. Questa è un'opinione. Io ho un'opinione contraria. Con 300 milioni all'anno per 10 anni qualcosa di buono da fare ce l'ho. E mercoledì si vota invece una risoluzione sulla riforma del MES, che è un'altra cosa, perché siamo a favore, perché fa almeno una cosa migliore. Rende il MES il paracadute in caso di grosse crisi bancarie. Se un grosso istituto bancario nell'Eurozona, tedesco, spagnolo, italiano, lituano, va nei guai, adesso c'è un qualche buco. Col MES diventa un paracadute e il mercato sa che comunque vada quella banca non va a carte 48 e questo migliora la stabilità finanziaria nell'area euro.